Sassuoli al termine della partita vinta con il Polimnia, una partita vinta in scioltezza che però è durata soltanto 50 minuti, visto che poi il Cerignola ha tirato i remi in barca, diciamo così. Sì, devo dire che il primo tempo per noi è stato, loro si sono, erano tutti sotto la linea della palla e quindi era difficile trovare spazi, ma noi l'abbiamo fatto, abbiamo messo palla a terra, abbiamo sfruttato calci piazzati, abbiamo provato in tutti i modi, ci siamo presentati a tu per tu 3-4 volte, è stato bravo il portiere loro, il loro portiere, però insomma io penso che abbiamo fatto gol su due calci piazzati, però insomma, potevamo, mi dispiace perché potevamo fare più gol. E perché li meritavamo, comunque va bene così, non prendiamo, siamo tornati a essere solidi in difesa, siamo tornati a vincere con continuità e quindi penso che il periodo nero si sia allontanato. Ecco, qualcuno diceva che forse era un po' arrabbiato lì, era arrabbiato perché? Beh, arrabbiato perché dovevamo chiudere, abbiamo avuto vario, anche nel secondo tempo sì, ci siamo fermati, ma fino a un certo punto, perché insomma Caggianelli ha avuto due palle, Auccello ha avuto un paio di occasioni e la Salandra pure, insomma abbiamo avuto diverse occasioni, quindi avrei preferito fare più gol, perché questa squadra merita più gol nel suo score, perché in queste 20-21 partite abbiamo creato tantissimo come oggi e siamo stati spesso sfortunati, a differenza di qualche squadra come oggi che è riuscita a capitalizzare al massimo la partita. A proposito proprio di queste squadre, il Molfetta e il San Severo vincono, il Cerignola comunque è sempre presente. Sì, sì, e ora abbiamo ripreso tutti a marciare, io sono contento che abbiamo chiaramente annullato quasi completamente quel gap che c'era col Molfetta. E ora c'è il San Severo, si è creata una piccola frattura nella classifica, ma ritengo che anche il Manfredonia abbia tutte le chance per giocarsi, perché ha allestito una squadra importante, una rosa importante, quindi anche lei si giocherà tutto fino alla fine. Due paroline sulla prossima partita, firmerebbe per un pareggio? Ma noi abbiamo pareggiato solo due volte in tutto il campionato, peraltro in casa. La mia mentalità è sempre quella di andarsi a giocare partite ovunque, talvolta ci è andata fuori casa, soprattutto ci è andata male, nonostante meritassimo molto di più. È chiaro che la squadra è cresciuta molto in queste ultime partite dal punto di vista della gestione di queste gare. Col San Severo penso sia in Coppa Italia che in campionato abbiamo fatto la nostra ottima partita, ce la giocheremo sapendo che insomma fare il risultato a San Severo potrebbe essere importante per l'ambiente, per noi, per tutti, perché chiaramente sono partite che potrebbero darti un grosso slancio, a differenza di quello che può succedere agli avversari. Grazie mister. Pengrosso, una grande soddisfazione quando arrivano dei gol per un difensore, considerato che il primo compito è quello di non farli prendere, quando poi si segna c'è una doppia soddisfazione. Sì, è sempre bello fare gol. Diciamo che ci metto di tutto ogni domenica. Oggi ci sono arrivati due, lui il secondo fortunato, però sono contento, dai. Ecco, secondo te il Cerignola è all'inseguimento del San Severo e domenica si va proprio a San Severo. Quante possibilità ha il Cerignola di portare a casa un risultato positivo? Noi andiamo là, ci giochiamo la nostra partita, siamo consapevoli che è una bella squadra. Proviamo in tutti i modi per portarci i nostri tre punti a casa, quello è il nostro obiettivo e ce la metteremo tutta. Ecco, da difensore chi temi di più dell'attacco del San Severo? Con tutto il rispetto degli attaccanti di San Severo non temo nessuno, perché sono giocatori come tutti quanti gli altri, ce la giochiamo domenica, vediamo chi è più forte oppure chi vincerà. Grazie. Prego.